Pappa Circo. E ciao a tutti ragazzi, dello Zivio, e siamo qui tornati con un nuovissimo video parodia. Oggi ragazzi siamo qui dopo tantissimo tempo con una nuova parodia. Adesso che ho urlato la vicina. Comunque, oggi siamo qui tornati su questo canale orribile con una nuova parodia. Essendo che tutti, in ogni, ragazzi, davvero in ogni video mi tartassate di commenti scrivendomi di continuare le parodie, di ricominciare a fare parodie, oggi sono qui per darvi una fantastica notizia. Su questo canale torneranno le parodie, oh yeah. Per il semplice fatto che mi piace molto come format, però in questi mesi non me la sentivo molto di fare questi video spiritosi. Cioè non avevo proprio quel pizzico di simpatia in più, perché cioè sono simpaticissima già di mio, per fare parodie. Quindi adesso sono qui tornata. Prima di iniziare questo video però volevo presentarvi un programma per computer. Quindi mi raccomando, se avete un computer, tutti pronti ad utilizzare questo programma. È un programma, diciamo, che consiglio vivamente alle mie fanpage per fare i video edit, oppure a qualcuno che semplicemente vuole fare un video sorpresa a qualche sua amica, suo amico, familiare, parente, zio, cane, gatto, pesce, usignolo, per il compleanno, per qualche festa. E volevo preparare ad esempio un video. Perdonatemi, ma fuori c'è proprio il maltempo, quindi questo programma si chiama Wondershare Photo Fire Slideshows. Questa qui è molto semplice da utilizzare, l'ho provata anch'io. Praticamente è un programma che serve a creare una presentazione fotografica. Questo programma consente di creare una presentazione con foto e video in 3 semplici passaggi. Seleziona tema, aggiungi foto o video, salvare ed esportare. Si può personalizzare la propria presentazione con oltre 180 modelli, quindi cioè potete farlo tipo a 180 amici, 180 gatti, 180 usignoli. Salvare e condividere la vostra presentazione sui social network con un click. Quindi è veramente semplicissimo da usare. Voi aggiungete il vostro video, ci applicate il vostro tema, i vostri filtri, i vostri effetti e il video è fatto. Veramente ci vuole veramente 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 poco. Se volete far felice qualche amica, qualche amico, create una presentazione con le vostre foto e mi raccomando in direct fatemi sapere se vi scaricate o se vi state scaricando o se vi scaricherete il programma. Fatemi sapere se in qualche modo vi piace, se avete creato qualche presentazione. Comunque inviatela tutti quanti in direct sul mio profilo Instagram, si show official nick qua, mi raccomando. Questo video, non so perché, ma credo proprio che sarà perfetto. Tralasciando questo, oggi sono qui ragazzi per fare la parodia prodigiosa di La Tavola Ouija. Ho trovato un video su YouTube di queste due ragazze che non hanno nient'altro da fare nella vita se non invocare spiriti e robine così. E sinceramente ho guardato i primi 20 secondi e mi sono detta no, queste persone vanno parodizzate. Bisogna farli capire che in qualche modo quello che stanno facendo è davvero, davvero ridicolo. Quindi, detto questo, io direi di iniziare immediatamente. Mi raccomando, aggiungiamo almeno i 20.000 like se volete un altro video parodia. Se no, ragazzi, mi dispiace, ma io non le porterò più, eh. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video. Oggi è bella per voi. Grandissima richiesta, andiamo a fare la tavola Ouija. Azzarola, grandissima richiesta. Madonna, così pare tipo qualcosa. Vabbè, non è vero, dai, su. Ok, cioè è capitata da sola, quindi stiamo già partendo veramente bene. In realtà no ragazzi, noi l'abbiamo provato tantissime volte. Molte cose ci sono successe veramente strane, Mamma mia, tipo regà, a un certo punto la mia amica ha starnutito. Trama da nulla, eh. Molte paurose. Se non sapete di cosa... Non si parla sopra le altre persone, va bene? E niente, abbiamo preso sul tablet la foto della tavola Ouija. Questo video si prospera proprio. Non so perché, ma ho la sensazione che sarà una gran cazzata. Così. Si vede, poi mi togli la luce. Porco due, se l'ha rotta. L'ha rottissima, l'ha proprio rotta. Oddio. E come planchette, okay. Il tappo. Comunque c'ha una presa della Madonna. Cioè gli è cascato prima il tablet, l'ha rotto. Adesso ha rotto anche il tappo, cioè... pazzesco. Dovete solo fare dei giri prima di iniziare in base a quante persone siete. Noi siamo due, faremo due giri. Guarda come sono emozionata, no? Perché, cioè, in questo momento ci stanno credendo anche loro. Proprio super esaltate. C'è qualcuno? Oh no. Non è vero. Non lo sta facendo, ragazzi. No, Fra, ti prego, chiudi sto video. Non lo sta facendo. È veramente, veramente ridicola questa cosa. C'è qualcuno? Io ti direi di ripassare domani perché a quanto pare nessuno ti sta rispondendo. Io... scusate, ma in regia abbiamo qualcosa di veramente acuto e tagliente? No, perché vorrei in questo momento terminare la mia esistenza qui in diretta perché...
Ah, raga, io sto così, aspetta, non so se sei nata. Ah, ma sono pure di Roma. Raga, vediamo se famo una bella tavoletta insieme. Cioè, la prossima volta usiamo quella del water. Tanto ci disegniamo sopra col pennello indelebile due lettere e famola pure noi. Sì. Aspetta. Come ti chiami? Azzarola, mica l'hanno mosso loro con le mani. No, no, perché quella là gli è preso un tic al dito e l'ho visto proprio che da così ha fatto Io che ci vedo male, ragazzi, ci so io che ci vedo male. Sì, penso. Tesoro, sposta un pochino il dito che non vedo, brava. Dimmi te perché, dimmi te. Dimmi te perché sto dando un pochino la cieca, Cioè, non so formare un nome nemmeno col dito e non so nemmeno realizzare un video finto. Quindi, per favore, dimmi tu cosa sto scrivendo. Perché io non vedo. Oh, però il caso è pazzesco, Mai una volta è riuscita off camera, camera on, registrazione, gli è uscito subito. Complimenti, ma manco una candela è stata accesa. Gli spiriti sono tutti da loro. Carlotta, Carly. Carolina. Se l'ho sentito questo taglio. Mica non sapevano che nome formare e l'hanno tagliato. No. Che togli? Non puoi toglierlo. Ah, non posso? No, non si è visto palesemente che ha fatto e il coso è tornato al cielo. Ragazzi, ma nemmeno un video se dobbiamo realizzare su questa piattaforma inutile. Oddio. No. Si chiama Carolina. Uno spirito che in qualche modo se la sta prendendo con me, perché di certo è più credibile un lampo che fa brum nei miei video che queste due mentecatto che muovono il dito e fanno credere alle persone che effettivamente c'è uno spirito da loro. Carolina, quanti anni hai? Raga, è pazzesco quanto il taglio si vede che loro facciano proprio questo. Cioè, poi anche voi siete di Roma, quindi cioè, raga, avete un po' toppato questo video, posso dire. 5. Come sei morta? Ad un'amica tesoro, ma ieri come ti sei strozzata con l'insalata? No, perché io ho osservato F. Raga, sta veramente succedendo qualcosa di orribile qui a Roma e non sto scherzando. Il porco due, se è più vero questo che questo fire fuoco. Ok, quindi presumo un incendio. Raga, mi fa morire la faccia della tipa a destra, perché è così. E non sta credendo a quello che sta succedendo nemmeno lei, perché non sa cosa fare, cioè è così scioccata dalla situazione. No. No, aspetta, allora. Scusa, in che senso fuoco quindi se non è stato un incendio? No, e poi magicamente. Ragazzi, ma non c'è neanche bisogno di specificarlo, dai, cioè è un pochino inutile questa situazione, no? Voi che dite? Oggi non ce la faccio più a tenere la mano così. Appena ammesso che non ce la fa più a muovere la mano. Vedi? Gli spiriti stanno ribellando. Bravi, venite tutti a me, per favore. Terminiamo l'esistenza tutti insieme. Mi hanno dato fuoco. Scusate, prima era inglese, fire, Carolina, Patricia, e mo mi hanno dato fuoco. Multilingue sta bambina, cioè ha 5 anni, porco due, sa più cose di me. Mi hanno dato fuoco. Mamma mia. Non puoi toglierlo! Oh! Se l'è presa in un modo così. Oh mamma, che matta. Ho provato, tu stai fuori di testa. Chi ti ha dato fuoco? Carolina. M-O-T-T-H-E-R. Mode. Io ho detto ti immagini i genitori. Perché? Perché parla un po' inglese e un po' italiano e si chiama Carolina? Chi è che in Inghilterra o in America si chiama Carolina? Voglio beccare una persona in America che si chiama Carolina, ve lo giuro, cioè. In che anno sei morta? Ieri. Allora, mi scegliavo tutto ieri. 1986. Impossibile. Scusa, 1900. Tu hai 5 anni o sei morta a 5 anni? Vabbè, ragazzi, io davvero mi sta prendendo una qualche malattia qui che davvero non riesco a mandarle giù. Cioè, non è nemmeno farci una parodia su queste persone perché è davvero scioccante quanto tutto ciò non faccia né ridere, né intrattenimento zero, né in qualche modo fa. Boh, non lo so, non so cosa vogliono fare con questo video. Tipo spaventare la gente, non lo so. Boh, io ragazzi a canno, cioè, so passare 3 minuti, 3 cazzarola di minuti, 3 minuti, non li reggo più, tutte e due. Io davvero non sono estremamente
essere fatta. Voglio trovare dei video però che mamma mia mi fanno ridere proprio di quel trash della Madonna. Quindi adesso chiedo il vostro aiuto. Per favore, scrivetemi qui sotto nei commenti titoli dei video trash su cui fare parodie. Mi raccomando, siate originali, quindi non prendetemi dei video fatti 8 anni fa. Prendete qualcosa del momento, qualcosa che in qualche modo vorreste vedere parodizzato. Quindi, detto questo, io credo che per questo video è tutto. Vorrei soltanto invitare il mio pubblico, perché so che siete praticamente tutti quanti adolescenti. Ci tenevo a specificare che queste cose sono davvero, davvero, davvero tante cazzate. Se ci sono delle sedute, ragazzi, di solito, anzi, credo per certo, nessuno le mette pubblicamente su YouTube per farle vedere al mondo intero. Anzi, io credo che sia una cosa abbastanza strana fare queste sette robe così. Però vabbè, non voglio entrare nel dettaglio perché davvero non è un argomento che mi interessa particolarmente. Però nemmeno voi, perché sennò potrebbe diventare un problema. Detto questo, mi raccomando, io ve lo giuro su Dio, ragazzi, per favore, ve lo chiedo proprio il cuore in mano, veramente, ma ve lo giuro, accannare idea, quindi lasciare stare sta gente, non credetegli assolutamente, perché sono tutte baggianate, tutte robe inventate soltanto per acchiappare qualche visuale in più, perché queste cose fanno scoop. Io niente, ragazzi, vi auguro buon proseguimento della vostra giornata. Io vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, link sotto in descrizione. Vi invito anche a lasciare like a questo video, raggiungere 20.000 like e commentare qui sotto con un video da parodizzare. Mi raccomando, fatelo in tanti, perché davvero ho bisogno di tante idee, giusto che in questo momento non ne ho. Detto questo, niente, vi mando un bacione, seguite tutti i miei social network, link sotto in descrizione. E niente, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Ah, vi spero con il prossimo video. Ciao 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 ciao.